Petroni, Galleria Wikiart a Giambo, arriva anche l'arte. Che cos'è quello che avete allestito e che cosa si può vedere? Allora, abbiamo allestito una serie di opere che riguardassero la street, la pop e l'arte contemporanea, perché a De Giambo mancavamo solo noi, quindi perché non anche il discorso artistico, visto che comunque tutto quello che ci circonda ormai è dedicato al bello, all'estetica, e il tassello mancante di questa manifestazione secondo noi era l'arte, quindi abbiamo cercato di coinvolgere più artisti possibili e grazie poi allo sponsor Mode siamo riusciti anche a ottenere un premio della realizzazione di 3 cellulari brandizzati da questo sponsor con le opere esposte, che il pubblico avrà piacere di verificare, girare e votare. Che tipo di movimento è? Che fermento c'è rispetto a questo tipo e questa forma d'arte? È un fermento nuovo, è un'arte giovane, contemporanea, adatta a tutte le tasche. I prezzi partono dai 100 euro, arrivano fino ai 5-6 mila euro, quindi adatti a tutto il pubblico che c'è a De Giambo. Non è un settore di nicchia, è un settore in evoluzione, in espansione, che non bisogna assolutamente trascurare. È vero, i grandissimi nomi, ci inchiniamo davanti agli Scanavini e Tano Festa, ma non dimentichiamoci che un nuovo movimento è alle porte. Gli italiani, il movimento italiano, come viene rappresentato e come si comporta rispetto al confronto con gli europei, gli internazionali? Secondo noi molto bene. L'italiano è nato e cresciuto in mezzo all'arte e i paesi europei e gli americani hanno solo da imparare da noi, russi e cinesi inclusi, quindi l'arte è italiana.